Benvenuti amici di FootItalia.it, io sono John, rieccoci con l'appuntamento settimanale per il Team of the Week. Team of the Week 16 questa settimana, andiamolo subito a vedere. Un Team of the Week, avete già visto sicuramente, particolare perché molti campionati nella pausa natalizia non hanno giocato. Soltanto Premier e Serie A tra i campionati maggiori hanno giocato. Abbiamo un Team of the Week praticamente pieno zeppo di Premier, e questo da una parte ci fa piacere perché comunque i giocatori di Premier hanno sempre buon mercato. Dall'altra parte vi dico già che non è proprio una grandissima notizia, perché per chi come me nella settimana scorsa aveva investito su giocatori della Premier sperando, cioè puntando al prossimo pot, ma ovviamente questi nuovi giocatori anche a fasce di prezzo interessanti vanno un po' a diciamo romperci le scatole per gli investimenti IF che abbiamo fatto nella scorsa settimana. Non vi preoccupate, comunque saranno giocatori che nel caso si venderanno comunque. Aspettiamo il prossimo pot, probabilmente sarà Kane. Non vi voglio spoilerare altro, nei prossimi giorni, credo anche già domani, potrebbe esserci il nostro articolo riguardante l'evento del POTM, quindi iniziare ad investire in chiave POTM, che dovrebbe essere, il POTM dovrebbe essere intorno a metà gennaio. Il Team of the Week comunque, come dicevamo, è bello, bello pesante, e andiamolo a vedere anche su Footbin, eccolo qui. Allora, secondo me è un Team of the Week interessante per alcuni aspetti, perché abbiamo già detto, per la Premier sicuramente l'investimento vale sempre. Il discorso qual è? Vale la pena investire pesantemente in un Team of the Week 2-3 giorni prima, 4 giorni, ma adesso non sappiamo precisamente quando ci saranno, prima del Toti? È la domanda da $1 milione, perché secondo me, per chi ha la possibilità di andarsi a puntare giocatori interessanti durante il Toti, soprattutto giocatori Toti, vi direi di magari balzare e saltare questo Team of the Week, perché l'idea è di arrivare ai Toti con molta liquidità. Secondo me è l'obiettivo principale di ogni giocatore che mira a farsi una squadra interessante durante i Toti, o a riscattare qualche icona prime. Adesso è uscito Vieira, sicuramente un giocatore top nel suo reparto, e probabilmente anche io punterò a Vieira durante il Toti. Voglio un po' vedere i prezzi che ci saranno. Sicuramente ho degli obiettivi come Ramos, Modric, forse Ronaldo, dipenderà dai prezzi ovviamente. Però per chi ha tanta liquidità io direi saltate questo Team of the Week, a meno che non vogliate fare investimenti veloci. L'abbiamo visto già ieri sera, nelle prime ore del Team of the Week ci sono stati tanti spacchettamenti, perché molti si erano conservati i pacchi con l'IF garantito dati in settimana scorsa, che erano diciamo con le SBC dell'IF garantito della settimana scorsa. Quindi nelle primissime ore, proprio nella prima ora, ci sono stati dei prezzi per i giocatori veramente ridicoli. Io ho visto dei Perin andare via a 17, a 15, addirittura all'asta a volte, perché ce n'erano talmente tanti che la gente non riusciva a rilanciare in tempo. Ci si portava via Perin, per esempio, che ora vediamo è a 23,5, a prezzi veramente ridicoli. Parliamo di NIF Serie A, nazionalità italiana, 85, cioè. Quindi la stessa cosa Lovren, quindi 84 per la Premier. Quindi chi è riuscito ieri ad aggiudicarsi questi giocatori, io vi consiglio di venderli già in giornata. Stasera ci sarà un leggero altro calo per i premi, però penso che nella top 100, premi diciamo Weekend League, però penso che molti della top 100 secondo me stasera non spacchetteranno, perché ci sono stati tanti IF ieri. È un Team of the Week abbastanza interessante, ma secondo me si può avere di meglio. Quindi nella top 100 secondo me non si ammazzeranno a spacchettare i premi, ecco. Chi ha più freddezza secondo me porterà questi premi alla settimana prossima. Vedremo comunque se ci sarà un buon calo, punteremo a prendere qualcosa.
Vi sconsiglio assolutamente di riempirvi di questa fascia bassa da 81 a 75. Ve lo sconsiglio, sono già 11-12 K, stasera saranno prendibili al di sotto dei 10 sicuramente, ma ve li sconsiglio perché andarsi a riempire le pile con giocatori che possono far guadagnare 1, 2, 3 K, secondo me in questa fase non conviene. Se proprio volete investire, andate sulla fascia intermedia, quindi sicuramente Perin, perché ancora ora a 23 è un prezzo comunque vantaggioso per un IF 85. Puntate a prenderne massimo 10 per categorie. Ve lo ripeto, ci tengo a sottolineare questa cosa perché molti mi dicono: ho comprato 50 Gulu, 50 Perin. No, non va bene assolutamente, l'investimento deve essere differenziato. Quindi Perin sicuramente, se ricala intorno ai 20K, fateci assolutamente un pensiero, 20-21K anche, per chi ha molta liquidità e non ha tanti obiettivi, soprattutto toti. Stesso discorso per Gulu, che può essere un ottimo giocatore, ovvero l'82, da prendere però a ridosso della soglia scarto. Puntate poi a Lovren sotto i 20K, assolutamente, io direi sarà facilmente, diciamo, sniperabile, io credo anche in 17-18 stasera. Questi direi, andare ad azzardare, vabbè, poi c'è Izquierdo che comunque è un buon giocatore, ma overall non lo aiuta. Io direi di puntare principalmente all'overall, perché la possibilità di inserimento nelle sfide con overall richiesto sicuramente ci aiuta con gli IF. Sono tutti IF che non sono particolari, vabbè, di questi altri non ne parliamo per ovvie ragioni di prezzo, ovviamente, già sapete. Ci potrebbe essere Ake al limite, però l'overall 81 mi spinge a sconsigliarlo, perché comunque a ridosso dei 40K potrà scendere massimo a 30. È un ottimo giocatore, andiamoci a vedere anche le statistiche, ma c'è un ottimo difensore, ma in Premier c'è di meglio, sicuramente a prezzo più basso. Un giocatore che comunque piace alla community, ma in questa fase dell'anno a ridosso dei toti io lo sconsiglio. Quindi andiamo un attimo a ricapitolare i prezzi. Perin da comprare sotto i 20, da puntare a vendere intorno ai 27-28K. Puntiamo a prenderci quei 5-6K in modo da avere abbastanza liquidità nei prossimi giorni o durante i toti. Lovren da prendere intorno ai 17K, diciamo così, sniperabile, da rivendere a 23-24-25K massimo. Ovviamente chi ha la possibilità di tenerlo bloccato per qualche giorno in più, ve lo consiglio, perché poi con il POTM della Premier questi giocatori salgono sempre. Quindi se avete la possibilità di resistere e non avere crediti liquidi, ma tenerli impegnati in queste carte IF, vi consiglio di non svenderlo a questo punto. Questo sarà un giocatore 84, salirà sicuramente a ridosso dei 30K. E poi Dendonger, Bright White, io non mi sento di consigliarveli, perché anche l'overall non è di primissimo livello, è un 82, campionati leggermente un po' più, diciamo, difficoltosi da, e nazionalità più difficoltose da ibridare. Dendonger, vabbè, è un belga, quindi si può ibridare, però in questa fase dell'anno ripeto, non vi conviene secondo me andare ad impegnare crediti per andare a guadagnare 1, 2, 3 K. Quindi gli obiettivi di questa settimana sono molto limitati, ma non tanto per la qualità, ma per quello che succederà nella prossima settimana. Per chi ancora non si è informato per quello che succederà durante i toti, vi consiglio di andare sul nostro sito e andare a leggere l'articolo, la guida completa ai Team of the Year, che l'articolo che abbiamo già pubblicato, magari in giornata lo andiamo a ricondividere. Secondo me, ci sono una fase di introduttiva che vi spiega un po' i toti per chi non ha, diciamo, familiarità con questo tipo di carte. Noi abbiamo indicato il periodo buono tra il 5 e il 12 gennaio. Secondo me la data più probabile sarà l'8, però non lo sappiamo.
Non sappiamo, giravano anche voci, ultimamente sono girate delle voci su un team of the year con votazioni. Sinceramente mi distacco un po' da questa idea, perché secondo me il Team of the Year è un evento legato a delle premiazioni che fa la FIFA, e secondo me i giocatori saranno quegli 11 che già conosciamo. In particolare abbiamo pubblicato anche una nostra prediction con gli overall e le statistiche. Potrebbero essere questi, come vedete, un Team of the Year veramente interessante. C'è la grossa incognita su Ronaldo, se verrà pubblicato, verrà, diciamo, rilasciato come ATT o come AS. Noi l'abbiamo messo ATT, io personalmente spero sia AS, perché mi serve esterno da spostare poi col cambio modulo. Nell'ultima parte leggete gli effetti dei toti sul mercato, andatela a leggere. Vi consiglio inoltre, cosa che non trovate qui, di guardare molto bene al mercato nei prossimi giorni, soprattutto da domenica sera a lunedì mattina, per chi ha l'intenzione di puntare a giocatori veramente forti, per esempio Cristiano Ronaldo, Messi, soprattutto quelli che rientrano in questo Team of the Year, Sergio Ramos, Neymar. Quindi quelli con overall più alto, perché non saranno presenti nei pacchi, ovviamente, durante gli spacchettamenti del Team of the Year. Parlo delle versioni NIF, ovviamente. Quindi le versioni NIF potrebbero salire, saranno molto richieste. C'è tanta gente che è arrivata carica con molti crediti a questo evento, come è successo per esempio con gli eventi grossi che ci sono stati per Halloween o per il Black Friday. Molta gente arriva carica di crediti a questi eventi, invece di calare i prezzi per questi giocatori, salgono perché c'è molta richiesta. Mentre vi consiglio di mantenere i nervi saldi sui giocatori di overall da 84 ad 87-88, quelli utili per le sfide Prime, per esempio, perché durante i pacchettamenti l'abbiamo anche consigliato. Durante i, diciamo, gli spacchettamenti con i pacchi da 100K e da 125K, ci sarà la possibilità di sniperare questi giocatori veramente a prezzi vantaggiosi. Quindi, per chi si deve fare le Prime, vi consiglio di studiarsele già, farsi magari le rose sperimentali e poi provare a sniperare nelle ore di maggiore spacchettamento. Probabilmente farò anche io così. Quindi abbiamo fatto questo recap abbastanza veloce. Mi raccomando, siate abbastanza freddi, non vi fate prendere dal panico, soprattutto delle vendite. Se non state vendendo in questa settimana, lo sto consigliando anche sulla pagina, non andate nel panico. Se avete tanti giocatori di una stessa tipologia, tanti giocatori del Team of the Week, magari vecchio, andiamoli a vedere, Team of the Week 16, per esempio, avete preso molti già di Elka, vi consiglio di tenerli comunque a ridosso dei 22-23K, perché si riesce a fare qualche vendita. Al massimo, se volete tornare a riprendere un po' di crediti, diciamo, in liquidità del gruppo, abbassatene uno o due. Se ne avete 10, per esempio, portando i 10 a 20, cioè 8 a 22, tenendo 8, 3, 8, 9 a 22, abbassandone 1 a 19, 20K, per facilitare una vendita alla volta e non andare ad abbassare troppo il prezzo di questo giocatore. Se tutti abbassiamo al limite di bin, ovviamente questo giocatore verrà ammazzato sul mercato, perché il prezzo crollerà. Quindi è lo stesso discorso anche per Choupo-Moting, Marcelo, Lozano, chi ha investito in questi giocatori, Luis Gustavo ovviamente. Mantenete i nervi saldi perché si venderanno. E niente, ci siamo detti credo tutto. Ovviamente scrivetemi nei commenti se avete bisogno di altre informazioni riguardanti il Team of the Week 16 e anche i Team of the Week passati, se vi serve qualche consiglio relativo a qualche if che vi è rimasto. Ci sentiamo nei prossimi giorni, credo, al rilascio dei toti. Iscrivetevi al nostro canale, seguiteci sulla pagina Facebook e sul gruppo Facebook. Vi faccio gli auguri per il nuovo anno, non ve li ho fatti ancora, ve li faccio a fine video. Ci sentiamo nei prossimi giorni. Ciao a tutti.